Buonasera a tutti, in questo video sarò breve. Quello che ho fatto, come ho detto, l'ho fatto per amore di Dio. Ricordiamo che Gesù disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi, in poche parole, sempre citando l'Apostolo Paolo che disse: bisogna essere greco tra i greci giudeo tra i giudei, ricordo che l'Apostolo Paolo diffuse il Vangelo tra i pagani a rischio della sua vita, infatti fu decapitato alla fine. Questo è quello che ho fatto io con i musulmani, rischiando, portando loro Gesù. M'hanno scritto dicendo a noi non interessa, ma il dovere di ogni cristiano è questo e sono pienamente giustificata perché vi leggerò un passo dell'Apostolo Paolo, poi dei commenti non mi interessa, ricordo che l'ha scritto Paolo. Paolo di Tarso, che fu chiamato l'Apostolo dei Gentili perché diffuse il cristianesimo a Roma e in Grecia. Egli scrisse: se la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, che diremmo? Dio non è ingiusto. Romani 3, versetto 5. Dio non è ingiusto quando sfoga la sua ira, vero? Parlo da uomo, non sia mai, altrimenti come Dio giudicherà il mondo? Ma se a motivo della mia menzogna, quindi a motivo della mia menzogna, la verità di Dio è stata resa più eminente nella sua gloria, perché sono io ancora giudicato come peccatore? Questo è San Paolo che parla. Quindi, se a motivo della mia menzogna, la verità di Dio è stata resa più eminente alla sua gloria, perché io sono ancora giudicato come peccatore? Andatevelo a leggere. Anche nella Bibbia cattolica, Romani 3:7. Io ho avuto il coraggio di fare ciò che nessuno, e mi dispiace anche per i testimoni, non hanno il coraggio di fare. A motivo della mia menzogna, la verità di Dio, di Geova e di suo figlio Gesù Cristo è stata resa più eminente alla sua gloria, alla gloria di Dio. Perché allora io devo essere giudicata come peccatrice? Io ho portato Gesù ai musulmani, ho fatto questo, fatelo anche voi. Con questo è tutto, vi saluto.